me now, baby, is he good to you? Can he do to you these things that I do? I can take you high. Oh, I'm on fire. Yeah. Non so se l'ho scelta io I'm on fire, se è stata I'm on fire a scegliere me. Sinceramente queste cose si sanno da qualche parte nell'universo. So solo che quando ho scelto questo brano ero là alla ricerca dell'anima più profonda e blu di Springsteen. E lì l'ho trovata, perché c'era un momento di solitudine, lui raccontava un momento di solitudine sua, dove la sua anima andava a incontrare la parte più carnale, no? del desiderio fisico. Ed era come il jazz e il rock che si incontravano per parlare e comunicare fra di loro. Ho pensato di eseguire questo brano nella maniera più acustica possibile e invece I'm on Fire mi ha rubato, mi ha trasportato sul suo mondo, ha preso i musicisti e li ha portati assolutamente su un'altra strada e abbiamo deciso di tenere quella cosa, di questa registrazione, fatta in un giorno, siamo partiti al mattino alle 11 così e a mezzanotte avevamo finito, quindi è stato un momento magico, importante, un po' forse indefinito, non si può sempre razionalizzare.